Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. Io sono Simone di Italy You Don't Expect, il blog di viaggi sull'Italia meno conosciuta, e oggi voglio portarti in una regione dell'Italia centrale molto affascinante. Parlo dell'Abruzzo e qui voglio portarti a scoprire un borgo molto particolare. Parlo di Civitella del Tronto, un paesino che si trova in una posizione strategica della regione. Infatti si trova veramente a due passi dal capoluogo di provincia, Teramo. E trovandosi anche al confine con le Marche, da qui si può raggiungere anche in poco tempo Ascoli Piceno e si trova addirittura a soli 30 minuti dal litorale adriatico. Prima di iniziare, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale e di azionare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Partiamo! Civitella del Tronto è una vera e propria perla della regione Abruzzo e un tempo aveva anche una grande importanza dovuta alla sua posizione strategica. Non è un caso che sul punto più alto del paese si trovi un'imponente fortezza, che ad oggi, con i suoi 45.000 visitatori annuali, risulta il monumento più visitato di tutto l'Abruzzo. Per raggiungere la fortezza, ovviamente ci sarà un po' da faticare, proprio perché si trova in un punto molto alto e ci sarà da percorrere diverse viette in salita per il borgo, ma ne vale sicuramente la pena. Questa rocca venne costruita nel 1564 da Federico II d'Asburgo, re di Spagna, sopra i resti di una preesistente fortezza. Successivamente, quando passò in mano ai Borboni, vennero eseguiti dei lavori di rifacimento e restauro che la resero ancora più imponente. Pensa che questa costruzione fu l'ultimo baluardo del Regno delle Due Sicilie, e infatti si arrese solo dopo 3 giorni alla proclamazione dell'Unità d'Italia, il 20 marzo del 1861. Questo monumento militare è visitabile grazie a un importante restauro effettuato tra il 1975 ed il 1985. All'interno si trovano piazze d'armi, cisterne, camminamenti di ronda e la chiesa di San Giacomo. All'interno si trova anche il Museo delle Armi, dove ci sono delle mappe antiche e delle armi risalenti all'epoca borbonica. Civitella non è famosa soltanto per la presenza della fortezza, ma anche per possedere la Ruetta. Ma che cos'è la Ruetta? È stata nominata come la via più stretta d'Italia. Ovviamente è un primato che si contende con la città di Termoli, dove è presente a Reiecelle, ed un'altra via strettissima che si trova a Ripa Transone, in provincia di Ascoli Piceno. Al momento la Ruetta conta una larghezza di ben 41 centimetri. Ma perché la necessità di fare una via così stretta? Ovviamente la risposta è per scopi militari. Infatti, con delle vie così strette si poteva rallentare l'avanzata del nemico in caso di incursioni e la possibilità di poterlo colpire alle spalle. Se andiamo a vedere bene la Ruetta, la parte larga 41 cm è lunga soltanto mezzo metro, soltanto la prima parte. Poi successivamente si va un po' ad allargare fino ad arrivare a 60 cm più o meno. Quindi possiamo dire che la Ruetta, la parte più piccola di 41 cm, è soltanto il primo pezzettino di mezzo metro. Ma comunque mantiene il primato insieme agli altri due borghi che abbiamo citato prima. Di Civitella del Tronto bisogna anche visitare il meraviglioso centro storico. Entrando da Porta Napoli, che è l'ultima porta originaria rimasta, si arriva tramite un vicolo a Piazza Pepe, un'enorme terrazza praticamente che si affaccia sulle vallate circostanti, da cui si gode di un panorama incredibile. Ti consiglio di arrivare fino in fondo alla piazza e di andare sotto al porticato dell'edificio che attualmente si trova in fase di ristrutturazione. In quel punto, se aguzzerai bene la vista e ti trovi in un giorno dove c'è poca foschia, potrai anche vedere il Gran Sasso. Come tanti dei borghi italiani, gli altri edifici più interessanti sono di carattere religioso. In Piazza Pepe si trova la chiesa di San Lorenzo, in stile rinascimentale, e all'interno possiede dei marmi e degli stucchi molto pregiati. Peccato che non si possa visitare in quanto è ancora in fase di restauro dal terremoto del 2009. In via Marconi, nascosta tra due edifici, si trova la chiesa di San Francesco, in stile romanico con un elegante rosone in pietra, mentre la piccola chiesa di Santa Maria degli Angeli gioca sul contrasto tra esterno spoglio e interno molto decorato. In questo piccolo edificio si trova anche una bellissima scultura lignea del Cristo morto. Infine, da non perdere, è il monumento a Matteo Wade, il condottiero irlandese che combatté a fianco del Regno di Napoli contro l'esercito francese. La visita a Civitella del Tronto ti impiegherà alcune ore. Una volta visitata, se volessi anche esplorare i dintorni, ti do alcuni consigli.
A soli 15 minuti di auto si trova il piccolo borgo di Campli, sempre in provincia di Teramo, e che anch'esso fa parte dei borghi più belli d'Italia. Oltre a visitare il centro storico, non devi perdere la Scala Santa, veramente un capolavoro di architettura religiosa. Sempre a pochi minuti di auto si raggiunge la città di Teramo e in soli 30 minuti si può arrivare ad Ascoli Piceno. Se la raggiungi, mi raccomando, non dimenticarti di assaggiare le olive alla Scolana. Se invece vuoi fare una passeggiata nella natura, a soli 15 minuti di auto si possono raggiungere le gole naturali del Salinello all'interno del Parco del Gran Sasso. Arrivati a questo punto, ti chiedo se conoscevi già Civitella del Tronto o se perlomeno ne avevi sentito parlare. Spero che questo video possa esserti utile per pianificare la tua prossima visita in Abruzzo ed aggiungere come tappa questo meraviglioso borgo. Ti ricordo che se vuoi avere più informazioni su come arrivare, dove si trova e tutte le info utili per pianificare la visita, puoi leggere l'articolo molto dettagliato su www.italydontexpect.com, che comunque ti lascio in descrizione. Se il video ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un bel like, di commentare e di condividerlo con i tuoi amici. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento al prossimo video.